Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi scopriamo le nuovissime fustelle Sizzix che mi sono appena arrivate. Prima di presentarvi le fustelle vi faccio vedere questo accessorio che si chiama appunto proprio dye brush, è proprio una spazzola per la fustella e serve proprio per eliminare quegli eccessi di carta quando abbiamo delle fustelle con parecchi dettagli. E quindi in questa maniera si pulisce molto bene il lavoro. Poi vi faccio vedere a fine video come utilizzarlo. E questo invece serve anche questo per rimuovere tutti i pezzettini, i dettagli di carta, perché appunto di fatto è un punteruolo. La confezione è dotata anche di un tappetino, di un pad morbido. Dove appunto, come state vedendo dietro nel dettaglio, possiamo appoggiare la nostra fustella appena fustellata e con questa spazzolina appunto procedere alla rimozione in modo sicuro, di tutti questi pezzettini di carta, diciamo in eccesso, che rimangono attaccati, di più, diciamo sul cartoncino. Vedete come qua lo posizionate. Comunque, vi ripeto, a fine video vi faccio vedere. E poi c'è questa calamita, che è un accessorio molto utile perché ci consente di non solo tenere in piedi questa spazzola, ma soprattutto di raccogliere le fustelle che sono di metallo. Adesso vi faccio vedere con una touch, è anche tra l'altro molto potente. Vedete, quindi potete raccogliere tutte le fustelle sul vostro tavolo perché in alcuni casi abbiamo veramente delle fustelle anche con dei dettagli molto piccoli, quindi è molto comodo. Questo è di fatto un punteruolo. Ci aiuta assolutamente a rimuovere la carta negli spazi più piccoli di alcune fustelle, così come ci aiuta anche a diciamo, spingere e far fuoriuscire la decorazione appena fustellata dalla fustella. E poi è sempre uno strumento per di precisione, insomma, per magari appunto incollare anche delle parti insieme. Ma veniamo alle fustelle, iniziamo come al solito dalle bigs, ovvero le fustelle che tagliano tutti i materiali, queste più spesse. Queste sono delle rose, è una rosa, anzi 3D, e si presenta in questa maniera ed è veramente, veramente molto bella, non vedo l'ora di provarla con tanti materiali. Poi abbiamo questa deliziosa e tenerissima casetta, è composta appunto tutta la parte della casetta, ovviamente vi ricordo ci sono sempre tutti i dettagli che vedete, quindi il cuoricino, la porta, il tetto naturalmente e ovviamente anche l'uccellino. Poi una bellissima farfalla, grande e bella, sempre Bix, quindi qui possiamo sempre tagliare, vi ricordo, feltro, panno Lenci, stoffa. Si presenta in un unico pezzo. E vi ricordo che dietro la confezione avete anche sempre le dimensioni, in questo caso le sue dimensioni sono 10x12 cm. Poi verso il Natale abbiamo questa decorazione, queste foglie pungitopo, anche qua 10x12, si presentano praticamente, vedete, un'unica fustella, più abbiamo anche i dettagli, diciamo, delle bacche, delle palline. Quindi anche questa molto utile, sempre una Bigs. Abbiamo poi questa rondine, molto bella, anche questa è bella grandina e quindi possiamo fare davvero tante applicazioni in tantissimi, tantissimi progetti. Per le Tinlitz invece, ovvero le fustelle che tagliano materiali più sottili, abbiamo questa deliziosa farfalla, vedete, questo è uno dei appunto casi in cui si potrebbero tornarci utili gli accessori che vi ho fatto vedere all'inizio. Infatti poi vi farò vedere. Poi abbiamo questo uccellino meraviglioso, è tutto un pezzo, quindi immaginate una carta, un biglietto di auguri bellissimo. Poi abbiamo questa fenice, sempre anche qui abbiamo un unico pezzo, eccola qua, ed è veramente veramente molto bella. E poi abbiamo sempre un po' sul tema natalizio questa fustella, vedete si presenta proprio con un unico quadrato che è di 12,70x12,70, quindi molto adatta a biglietti, eccetera. Ma guardate il capolavoro qui di questo quadro, si può dire, questo è quasi 15 cm questo quadrato,
e guardate i dettagli, insomma, mi sembra che parli da solo con questi cervi, cuoricini, è veramente una delizia. Adesso vi faccio un po' vedere l'uso di questi accessori sfruttando proprio questa nuovissima fustella che, come vedete, ha tutti questi spazi vuoti. Quindi prendiamo la nostra Big Shot. Naturalmente, dobbiamo usare in questo caso il pad, questo qui, nel numero 2. Comunque io vi ricordo che sempre nelle fustelle, quindi non solo nella Big Shot, ma anche proprio nelle fustelle, abbiamo sempre le istruzioni su come usare. Poi tappetino da taglio 1 e foglietto. In questo caso io userò questo foglio quadrato che ho acquistato alla Lidl in quell'ultimo acquisto e avete il video anche di questo. Poi mettiamo la nostra fustella e facciamo il nostro, come si dice, sandwich, ponendo sopra l'altra base da taglio. A questo punto possiamo girare. A questo punto prendiamo la nostra fustella, il nostro tappetino contenuto nel kit del dye brush. Vedete, abbiamo appena fustellato, prendiamo la nostra fustella e l'andiamo a mettere sul tappetino e con proprio il movimento di spazzolare di fatto la fustella, le spazzole ovviamente sono adatte a non creare problemi o strappi e vedete che la fustella viene perfettamente pulita dalla carta, diciamo, in eccesso. Per rimuovere invece, vedete questi de piccoli dettagli, ecco è qui che ci viene incontro questo punteruolo che appunto possiamo sia alzare, vedete, la carta che spingerla e premerla fuori, quella appunto in eccesso è rimasta lì sulla fustella. Spero di avervi un pochino spiegato come funzionano questi accessori. Vi ricordate, qua sotto abbiamo la calamita, quindi volete prendere tranquillamente e tirar su la vostra fustella, molto utile ovviamente per quelle fustelle che hanno proprio dei micro dettagli. Quindi io vi lascio all'end card come al solito, seguitemi sul canale per scoprire come poi appunto utilizzare al meglio tutte queste meravigliose fustelle della Sizzix e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!